Allora ragazzi, questa è la ruota della fortuna e come vedete sono presenti tutti i giocatori, tolti ovviamente i portieri. Dai, fammi uscire Krunic, ti prego. Finale Musa Krunic. Forse scavalla. Scavalla, 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 scavalla. La maglia sarà di Musa. Ha scavallato di nulla. Ha scavallato, grazie. Giocatore, proprio l'ultimo della lista, che è Musa. E comunque sono stati di parola perché è passata una settimana e la spedizione è arrivata. L'importante è sapere il contenuto. Materiale di merda. Il numero nero su sfondo rosso, mi piace più il font della Serie A che quello usato per la Champions League. Magari poi una maglietta Champions League ce la possiamo anche fare in futuro. Più rossa che nera. Come ha detto il design di quest'anno, secondo me non è dei migliori. L'anno scorso la maglia era molto bella. Il campionato ha fatto pena. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Come ogni anno è arrivato il momento di ordinarci la nuova maglia del Milan. Lo so benissimo ragazzi che le prime tre live reaction contro Torino, Parma e Lazio le avete viste con la maglia nuova, che era esattamente questa qui, che però vi devo dire non è la maglia autentica, perché questa l'ho presa a fine campionato appena uscita e l'ho presa, come potete notare, su un sito che le vende a poco, perché diciamo giusto una maglia di copertura per l'estate e per le prime di campionato. Però la maglia seria, come tutte quelle che vedete alle mie spalle, doveva giustamente ancora arrivare. E come sempre, siccome dobbiamo scegliere quale giocatore stampare dietro la maglia, bisogna aspettare la canonica fine del mercato. Mercato che ha portato innesti interessanti, tra cui Pavlovic, Abraham, Fofana, Emerson Royal, di cui onestamente non mi dispiacerebbe avere una loro maglia, però come l'anno scorso con il signor Yunus Musa, affideremo i nostri quasi 200 euro che andremo a spendere alla sorte. Che poi in realtà mi rodo del culo, perché io vi devo dare soldi e voi giocate così di merda, però purtroppo fare questo, chiamiamolo lavoro, comporta gioie e dolori, quindi a volte si vince, a volte si perde. Stiamo perdendo un po' troppo, però purtroppo la storia va così. Tanto direi di andare su Store AC Milan. Penso sia proprio la prima cosa che dobbiamo fare. Allora, senza troppi rigiri di parole, la maglia è questa. Compare anche già su Google. E però mi sa che devo fare il login prima, se no poi me lo chiede dopo, due coglioni. Allora, lo facciamo subito. Oh cazzo, non mi ricordo le credenziali. Two very boring minutes later. Ok, ok, ce l'ho fatta ragazzi. Anche se con tutte le maglie che vi ho comprato io un po' di sconto me lo meriterei pure, e soprattutto viste anche le prestazioni degli ultimi due anni meriterei anche un ulteriore sconto, però vabbè. Allora, la maglia, la L, ovviamente sempre font Serie A, perché le prestazioni in Champions League due anni su tre non sono state proprio delle migliori. E allora andiamo su Wheel of Names e dovrò copiarmi tutta la rosa, tutta la rosa, che palle! Ovviamente inutile dire che rischiamo anche di incappare in scivoloni quali potrebbero essere Calabria, quali potrebbero essere, purtroppo mi tocca dirlo e mi fa male dirlo, Bennacer, che stanno mettendo la porta senza apparente motivo. Potremmo incappare anche in un Gabbia o in un Ciao della situazione, un Terracciano. Ovviamente scudiamo i portieri, perché i portieri onestamente frega proprio un cazzo, se no avrei preso la maglia portiere. Però mi sono anche accorto che praticamente alcuni giocatori che sono su Transfermarkt non ci sono qua. Quindi in realtà io devo copiare dal sito del Milan. Che però è bene, perché magari tipo gli zeroli della situazione riusciamo a schivarli, non sarebbe male. Mi sono reso conto adesso che Bartesaghi ha preso il numero di Thiago Silva. Sacrilegio. Allora, queste sono le maglie disponibili. Sono molte meno rispetto alla carrellata che proponeva Transfermarkt. Saranno 22 spin. Partiamo dal primo, vediamo chi uscirà per primo. Ovviamente si va a esclusione, non è che il primo che esce vince, ma l'ultimo che rimane vince. E non mi puoi far uscire Pavlovic alla prima, dai. Io la volevo la maglia di Pavlovic. Partiamo malissimo. Nella simulazione ha vinto Bennacer. Nella simulazione esce Gabbia o Bartesaghi? Fammi uscire Bartesaghi, dai, ti prego. Vabbè, esce Gabbia. Diciamo, non sono triste, ecco. Sono triste se esce Abraham, che comunque è in prestito secco, quindi magari prossimo anno torna alla Roma e ci fa il culo quando la incontriamo, dato che ci fanno gol cani e porci. Potrebbe anche capitare. Meno male che non facevo questo giochino quando c'era Çalhanoğlu. Esce Bartesaghi? Buono, buono. Primo proiettile schivato. Ora c'è da schivare proiettile Calabria.
dimmi che lo scriviamo adesso. Scriviamo il proiettile Bennacer, che in realtà è una delle mie maglie preferite, anche perché a me piace molto il numero 4. Però Bennacer lo stanno trattando come un lebbroso pezzente e non ho ancora capito il motivo. Mi dispiace. Fuori Camarda, bene così, i due giovanotti ce li siamo levati. Magari tra 2-3 anni queste maglie saranno ricercatissime, da me fortemente volute. Io mi auguro veramente sia così. Andiamo avanti, mi fai uscire Musa? Mi fai uscire Musa, dai! Sì, mi fai uscire Musa. Ok, nessun doppione, bene così. Gli unici doppioni che avrei accettato sarebbero stati quelli di Ibra. Fuori Reinderson Leao, fuori Rafa Leao, ragazzi. Mi dispiace. Quella è una maglia che avrei voluto, anche se questo ragazzo si deve dare una svegliata. Una grossa svegliata. Fuori Chukwueze. Considerato che Calabria è ancora dentro, la cosa mi fa rosicare parecchio. Fuori Pulisic, altra maglia che avrei preso molto volentieri. Fuori Morata, peccato. Sarebbe stata esotica la maglia di Morata, un po' come avere la maglia di Torres di 10 anni fa. Stessa cosa. Il giocatore è durato un cazzo, che però era una maglia figa, esotica. Fuori Fofana. Fuori Fofana. Vabbè ragazzi, e la maglia Fofana l'avrei voluta, onestamente sì, perché secondo me è un giocatore fortissimo. Però se ci facciamo caso, già la maglia Tarocca aveva il numero 29, ce la posso fare. Quindi due 29 sulla stessa maglia non l'avrei voluti. Fammi uscire Calabria, ti prego. Calabria e Florenzi. Mi fa uscire Jovic, va bene. Anche lui trattato come lo scemo del villaggio, senza apparente motivo. Andiamo avanti. Se ne va, ciao Florenzi. Se ne va Florenzi. Anche lui giocatore cui cessione si è discussa parecchio. Abbiamo ancora Teo Hernandez dentro. Mi dire che esce adesso, no, perché uscirà Okafor, che è stato proposto in un ipotetico scambio con Abraham alla Roma, bla bla bla, chiacchiere da bar. A parte Calabria e ciao, sono tutti giocatori che onestamente onestamente vorrei. Teo Hernandez esce un pezzo da 90, ragazzi. Esce un bel pezzo da 90. Prossimo a abbandonarci è Emerson Royal, giocatore che è tutto da scoprire. Speriamo non faccia buchi nell'acqua. Fammi uscire Calabria, fammi uscire Calabria, fammi uscire Calabria. Forse esce Loftus-Cheek. Ok, quarti di finale, ciao. Reinders, Tomori e Calabria, tre difensori e un centrocampista. A questo punto o Tomori o Reinders. Vi prego, Calabria no. Calabria no. Calabria no. Fermati ora. Ok. Se la finale fosse Tomori Reinders, a me andrebbe benissimo. Dai, ciao. No, la finale sarà ciao Tomori. Belli i miei soldi. Dai, voglio la maglia di Tomori. La maglia di Tomori ci sta. Ok, va bene, va bene. Quest'anno è andata male, ragazzi. Sarà maglia di ciao. Io non posso buttare via i miei soldi così, però. Non posso, non me lo merito. Io posso capire la maglia di Musa, la maglia di un giocatore che ha fatto 3 gol nella porta sbagliata e 0 in quella giusta. Io non me la merito, ragazzi. Non me la merito davvero. Ma devo. Purtroppo la ruota ha deciso. Andata, 165 euro. I pantaloncini non li prendo perché sono bianchi e con una pisciata li sporcherei. Quindi andiamo al checkout, che già mi fa schifo così, devo ammetterlo. Però spedizione gratis, raga, eh. Spedizione gratis, incredibile. Take my money. No, col cazzo che faccio della spedizione veloce. Tanto c'è la pausa nazionali, lo devo fare. Grazie delle figurine omaggio, ne avevo proprio bisogno. Perfetto. Ci vedremo quando la maglia sarà arrivata. Che sfiga, davvero. Male. Fosse successo l'anno scorso sarei stato anche contento. Così no, mi dispiace. E adesso sta solo questo di aspettare una cosa che non volevo. Ok. 3 days later. Mi stavo sedendo per fare la carriera con Bradford e mi è arrivata la mail che il pacco è arrivato. Allora andiamo a prenderlo. 2 giorni ci ha messo, ragazzi. È martedì pomeriggio, l'abbiamo ordinato domenica sera. Meno male non ho pagato la spedizione espressa. Allora ragazzi, questa è la maglia Tarocca presa su un sito che non vi nomino, però comunque, del resto, a parte che si suda un casino, è una buona maglia. Vedo se riesco anche a mostrarvi i dettagli, dato che abbiamo la possibilità di fare le cose in 4K. E adesso andiamo a aprire la maglia vera e facciamo magari un piccolo confronto.
Two very boring minutes later. Ovviamente a reggere la telecamera con una mano e aprire con l'altra non ce la faccio, quindi. Puzza del libro di Geronimo Stilton. Ecco di cosa puzza. Vabbè, e dentro ci sono sempre le solite cagate. Le figurine. Scusa, magari mettendomi alla luce qualcosa si vede. Le figurine che non so cosa cazzo farmene. È inutile che mi fate vedere il vero Milan poi campo. Fate schifo. Vabbè, andiamo avanti. La maglia. Eccola, qui c'è un codice sconto. Tanto la maglia la compriamo il prossimo anno. Ok, è il momento della verità, ragazzi. Tanto è 100 volte più leggera, sono sicuro. Ah, c'è un'altra bustina di ste cagate? Vediamo un po'. Queste sono cose più recenti. Beh, questo è il Milan. Madonna, il Milan di Fassone e Mirabelli. Cosa mi avete tirato fuori? E la maglia che non volevo è questa qui. Ok, facciamo un confronto fatto bene. Allora, beh, la differenza si vede. Questo è il classico tessuto di carta che è 3 anni che abbiamo appresso. Un tessuto che le maglie, non lo so, a me si strappano tipo subito. Questo è un tessuto un po' più pesante. Magari questo è il tessuto con cui ci fanno la maglia, chiamiamola replica. Lo stemma, vabbè, qua la stella è più un po' più sbelluccicante. E anche lo stemma è un pochino più in rilievo. Ora vedo se riesco a fare qualcosa a riguardo. Decisamente, cioè guardate anche il tessuto qua e qua. Questo Puma è veramente tozzo rispetto a quello dell'anno scorso, mentre questo vedete che è molto molto fine. E per quanto riguarda le bande bianche ai lati, qua c'è la, chiamiamola, traspirazione, mentre qui è praticamente dello stesso tessuto del resto della maglia. Qui l'hanno replicato in maniera abbastanza eccellente, anche se questo è molto più spesso rispetto a quello fake. Ultra Wave, ci siamo, giriamo la maglia. Ovviamente la differenza più grande la fa la patch, perché qui abbiamo quella vecchia e qui abbiamo quella nuova, che l'hanno portata a 10 euro. Le prime maglie che comprai costava 5, pensate un po' voi. Vabbè, il numero ovviamente non mi sorprende, perché il numero, ragazzi, è la cosa più semplice da fare. Forse sì, questo è un po' più leggero a livello di tessuto. I 125 anni sono rimasti gli stessi. Se vogliamo notare una differenza piuttosto netta è che qua vedete benissimo i ricami molto molto evidenti, mentre qui i ricami sono molto più sobri. E adesso arriviamo al test di mettersela addosso. Io mi auguro che tu quest'anno faccia una bella stagione, ma me lo auguro. Ok, vabbè, direi che dobbiamo togliere il cartellino. E a livello di maglia addosso siamo esattamente nello stesso punto degli ultimi 2 anni. Stesso tessuto, che io definisco carta velina. Non è cambiato praticamente niente. È cambiato molto da questa. Questo va detto perché, ripeto, è un tessuto molto più leggero. Questa, letteralmente, dopo 2 minuti e mezzo ero in un bagno di sudore. Mentre questa, secondo me, resiste molto di più. Sarebbe stato magari consono usare questa maglia l'estate e questa l'inverno, così, giusto per... Ok, ragazzi, detto questo, ci vediamo per Milan-Venezia, dove esordirà questa, e io mi auguro anche arrivi la prima vittoria, magari. Sarebbe anche di buon auspicio. Grazie, ragazzi, like al video, iscrizione al canale, ci vediamo alla prossima.